Eliseo da Roma, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani, come sta? Ah, ma lei è Eliseo, labbra di velluto? No, io non sono labbra di velluto. No, lei. Questo labbra di velluto, abbia pazienza. No, beh, certo. Oggi che giorno è, caro Eliseo? Ah, questo è il maniaco. Oggi, ma senta, lei ha bisogno di una bella ragazza da semaforo verde, Parenzo, ne ha proprio bisogno. Ah, non c'è dubbio. Un povero, Parenzo, povero maniaco. Una ragazza da semaforo rosso. Purtroppo le gli capitano ragazze da semaforo rosso. Lei frequenta ragazze da semaforo verde? Beh, io tendo al semaforo verde, poi sa, non è che si, non è che si, può, non è che si può scegliere sempre, Eliseo. Cioè, lei è un porco, questa è una bella eccezione. Cioè, non è che uno preventivamente sa, come dire, no? Insomma, comunque, la vuole sentire l'ultimo a proposito di questi sondaggi? Cioè, ricapitoliamo, il signore Eliseo è un edicolante di Roma, esatto, il quale ci espose... Maniaco, lo dici tu? No, maniaco. Ci espose una sera la teoria del semaforo, la teoria del semaforo. Vabbè, poi più tardi gliela fa sentire, però senta questa mi dica, cosa che ho letto. Ho letto che l'82,7% delle donne italiane, sì, ha rapporti orali col proprio partner. Vabbè, non mi pare una cosa strana questa. No, no, quindi se tanto mi dà tanto, ci sono un bel po' di succhione all'ascolto in questo momento. Un bel po' di? Succhione, io lo chiamo le succhione. Vabbè, insomma, ma adesso non mi... Ma è... Adesso un bel po' di succhione all'ascolto. Beh, insomma, ci sono un sacco di donne che praticano queste cose come succede normalmente nei rapporti tra uomo e donna. Non è che uno le dice le succhione, adesso, Eliseo, non sia vabbè, volgare, su, vabbè, non sia offensivo. Le panno queste. Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Questo qua, però, siamo nel campo del banale, dell'ovvio quasi, vabbè, Eliseo. Sì, insomma, ma senta, io mi chiedevo, ma l'altro giorno c'era Flavia Vento. Sì, la signora Vento, sì, signora la Vento. Signora Vento. Ma secondo lei è una semaforo verde la signora Vento? Beh, questa è effettivamente una bella domanda, non è una domanda così... Lo sa che io ho fatto una classifica delle 5 semaforo verde famose nel mondo dello spettacolo. Ma così, ha intuito così? Cioè. No, insieme ad altri amici abbiamo chiesto chi era le cinque posizioni. Le ho capito, no, io lo voglio sapere, però è una cosa che non è che... così. Non è scientifico. No, certo, non c'è la prova del 9, insomma, non no, c'è stata la prova. Insomma, vuole sapere le 5 posizioni. Mi dica, al numero 5, allora, partiamo dal basso. Andiamo dal basso. Sì. Allora, al numero 5 c'è la giornalista, quella della 7, come si chiama? E che ne so io, la 7 ci sono. La tedesca, la Gruber. La Gruber al numero 5 addirittura, però sì, adesso. Vabbè, ma mica è una cosa. No, al numero 4 c'è la Simona Ventura. L'avventura, vabbè. Poi al 3 sul podio chi c'è? Al numero 3 ci sta la Vittoria Cabello. La Cabello, addirittura al numero 3. No, per sì, carità, alla numero 2 ci sta Barbara D'Urso. Poi è alla numero 1 indiscussa sul piedistallo, sì, ci sta quella che fa il pranzo, come si chiama? E che ne so, la cosa, la sì, Clerici. La Clerici, addirittura, la Clerici. E come mai? Ma mica lo dico io, informandosi con i miei amici, secondo loro chi sono le 5 vabbè, opzioni da semaforo verde. Insomma. Le 5 da semaforo verde, sempre secondo la teoria secondo del semaforo verde. Ma non hai reazioni, Parenzo? Come sei schifato? No, eh? dico semplicemente che andrebbe preso questo gruppo di maniaci, questi 5 maniaci. Ma scusi, ma lei non ha mai ricevuto un rapporto orale, Parenzo? Devono essere presi questi pentamaniaci, portati in un reparto e curati. Pronto? Sì, dice che deve essere curato lei perché è malato. Ma scusi, ma il dottor Parenzo non ha mai ricevuto un rapporto orale? Ma immagino di sì. Disgraziato. Immagino di sì. Siamo... Ma io non sono un maniaco. Beh, io non vengo, a parte che non vengo a dirlo in radio, ma non sono un maiale come lei. Ma che telefona. Ma non è questione di essere maiale. Siamo dei succhioni anche noi uomini. Non abbiamo mai succhiato una testa, scusi, Beh, questo è pure. Non ha mai succhiato il collo a una donna. Lei è un succhione come tutti noi. Anche questo. Ma anche fosse, caro il mio dottor Eliseo. Ma perché Eliseo deve essere così ipocrita? Perché? Ma Eliseo per chi vota, per esempio? È curiosa questa cosa. Eliseo. Io sono di Genova e sono di Piazza Martinez, quindi ho conosciuto Grillo e ho votato per Grillo. Ha votato Grillo, Camera e Senato Grillo. Sì, vabbè, caro Eliseo, l'abbraccio, a presto. Arrivederci. Traffico.